Nadir Garibizzo, l'ex medico imperiese di 60 anni, accusato del tentato omicidio del figlio dell'avvocatessa Elena Pezzetta, anche lei di Imperia, si è tolto la vita nella sezione psichiatrica del carcere di La Spezia, dove era rinchiuso proprio per l'aggressione compiuta ai danni della famiglia della Pezzetta. Stando a quanto si è appreso, Garibizzo si sarebbe reciso l'arteria femorale utilizzando uno strumento appuntito che non si sa come si sia procurato. Quando gli agenti della polizia penitenziaria che lo tenevano sotto stretta sorveglianza si sono accorti di quanto stava accadendo e hanno dato l'allarme, ormai era troppo tardi. Nadir Garibizzo era stato radiato dall'ordine dei medici dopo la condanna per l'omicidio della propria amante Ornella Marcenaro. Scontata la sua pena e rimesso in libertà, l'ormai ex medico aveva intentato numerose cause civili per questioni di terreni e in pratica non riusciva più a trovare un avvocato disposto a difenderlo. Questa situazione l'aveva portato a introdursi nella casa dell'avvocato Elena Pezzetta e per vendetta cercare di ucciderne il figlio. A quanto pare il suo proposito era quello di impiccarsi nella stessa abitazione della Pezzetta subito dopo l'omicidio, ma il marito della donna l'aveva bloccato consentendo ai carabinieri di arrestarlo. Ora l'epilogo finale di questa allucinante vicenda. Una bellissima iniziativa che darà modo anche di conoscere ulteriormente il Museo Navale e i reperti archeologici e sottomarini che ospita, e sarà un modo per valorizzare quello che è non solo fuori dalle acque del Mar Ricole ma anche all'interno delle acque del Mar Ligure, quindi un modo per valorizzare il territorio a 360 gradi. Io sono Monica Previati, sono una biologa marina e collaboro insieme al dottor Trigona e alla dottoressa Daniela Gandolfi con un'associazione che si chiama Informare, e grazie alla collaborazione del Diving Nautilus, che è il diving di Santo Stefano al Mare, alla valorizzazione della nave romana di Imperia. La nave romana è appunto una nave romana oneraria che è stata appunto identificata e che in questo momento è sotto lo studio appunto della sovrintendenza, che ha voluto aprire innanzitutto questa nave romana anche ai subacquei, e questa è ovviamente una cosa molto bella perché permette di poter condividere anche appunto con subacquei, quindi anche a persone non esperte, la valenza storica di questo sito. E poi ha chiesto all'associazione Informare, di cui io faccio parte come referente scientifica, di poter fare una piccola valutazione e anche una piccola valorizzazione di quelli che sono gli aspetti biologici, perché il relitto non ha soltanto una valenza appunto storica, di cui il Simo Luca Trigona e la dottoressa Daniela Gandolfi e la dottoressa Frida Uccelli parleranno appunto venerdì 10 agosto presso il Museo Navale, ma anche un valore biologico, perché all'interno di ogni anfora è come se si fosse formato una sorta di micro habitat, e quindi all'interno albergano murene, gronghi, ci sono tantissimi ricci, longispinus, quindi anche specie particolarmente caratteristiche e anche molto importanti perché specie tutelate e protette, quindi un patrimonio naturale e storico che cercheremo insomma di valorizzare tutti quanti insieme, quindi grazie alla collaborazione di diving, di sovrintendenze, di associazioni, tutti insieme per dare appunto spazio visivo, per poter portare fuori dall'acqua questo immenso patrimonio che si trova proprio a Imperia. Abbiamo avuto un successo di iscrizione dei cani solo ieri di 206 cani. E siamo orgogliosi della nostra provincia per i nostri terreni, valutare il nostro entroterra. Sono state svolte manifestazioni con i cani nella zona di Madonna di Cancelli, Montemoro, Guardiabella, Prati Piani e le paleoliche di Armo. Una grande, di nuovo, con concorrenti dell'estero, anche francesi, giudici dall'Ucraina, dalla Polonia, dalla Grecia, e giudici siciliani con concorrenti anche siciliani, dunque è anche di Bari, dunque è un successone. Prossimo appuntamento avremo il 25 e 26 di agosto, una gara su fano tipica alpina che si svolgerà nei terreni di Monisi, sempre organizzata dal gruppo Cinofilo di Imperia. È tutta un'altra tipologia di prova, comunque rimane sempre importante per noi.
È una bella manifestazione anche perché qui nel nostro territorio in provincia è una delle più alte percentuali di cacciatori, e a chi dice che i cacciatori fanno danno si risponde che invece i cacciatori tengono e aiutano a tenere il territorio. Quindi una bella occasione di incontro su persone che hanno un hobby bello con cui passano il tempo, in cui si divagano. Grande successo di pubblico ieri sera nella piazza del Santuario di Santa Croce in Monte Calvario a Imperia per il concerto che il coro Mongioi ha offerto alla città. Un folto pubblico ha infatti assistito e applaudito l'esibizione dei coristi del Mongioi, un coro fondato nel capoluogo nel 1963, attualmente diretto da Ezio Vergoli. Dalle origini come coro alpino, il Mongioi si è evoluto negli anni ampliando il proprio repertorio con brani internazionali e canzoni d'autore. Il concerto di ieri sera è stato molto apprezzato dal folto pubblico presente, accolto dalla confraternita della Santissima Trinità, che conta anche su un gruppo di volontari di protezione civile. Al termine dell'evento è stato possibile visitare il santuario e l'annesso Museo delle Confraternite. In questo numero del Salus TG, l'obbligo vaccinale per le scuole dell'infanzia slitta al 2019. La dieta funzionerà? I batteri dell'intestino fanno la differenza. Regioni al governo, inserire gli specializzandi nel sistema sanitario nazionale contro la carenza dei medici. Sono stati approvati dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato due emendamenti di Lega e Movimento 5 Stelle al decreto mille proroghe che spostano di un anno, al 2019 e 2020, il divieto di accesso ai servizi educativi e alle scuole per l'infanzia per i bambini con la documentazione non in regola sulle vaccinazioni effettuate. Una deroga messa a punto in attesa della presentazione del decreto legge sui vaccini che depositeremo a breve, spiegano i senatori del Movimento 5 Stelle Paola Taverna, vicepresidente del Senato, e Paolo Sileri, presidente della Commissione Sanità di Palazzo Madama. Critico il commento del presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Walter Ricciardi, per il quale si tratta di un atto di grande irresponsabilità privo di razionale etico e scientifico, che metterà a rischio la salute di migliaia di bambini. I risultati della dieta dipendono anche dalla composizione dei batteri dell'intestino. Se un regime dimagrante non funziona in alcune persone, nonostante la riduzione delle calorie e l'attività fisica, il problema potrebbe essere proprio legato al microbiota intestinale. Una ricerca americana ha rilevato che alcuni microrganismi aiutano a perdere peso, mentre altri frenano il dimagrimento. Per una prima rapida risposta alla carenza di medici specialisti, le regioni chiedono al governo di consentire che gli specializzandi dell'ultimo anno siano inseriti nel sistema sanitario e che le strutture ospedaliere territoriali possano assumere medici in possesso di laurea in medicina e chirurgia e pertanto abilitati. A riferirlo il coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, Antonio Saitta. Trasfigurazione del Signore. La festa della Trasfigurazione veniva celebrata originalmente in Oriente, fu poi estesa in Occidente da Papa Callisto III nel 1457. Narrano i Vangeli che durante la Trasfigurazione Dio Padre presentò Gesù come il Figlio amatissimo nel quale trovavano compimento i profeti. La data di questo avvenimento si colloca nel 29° anno di Gesù, dedicato alla formazione degli Apostoli. Giunti sul monte Tabor, Gesù fece riposare i discepoli, poi, chiamati Pietro, Giacomo e Giovanni, li condusse a pregare in disparte. Ma i tre si addormentarono e al risveglio videro Gesù trasfigurato che conversa con Elia e Mosè. Il tema del colloquio era la conferma della passione e morte del Messia e allo stesso tempo l'annuncio della risurrezione.